Ciao, benvenuto in questo nuovissimo esercizio tratto dal mio metodo Easy Slap, l'esercizio numero 49. Qui si sta parlando di flamenco slap, cioè quando andiamo a creare un effetto che qua non sarà più soltanto percussivo, ma andremo a mettere anche le note. Negli esercizi, due esercizi precedenti, usavamo il dorso dell'unghia colpito così su due o tre corde, stoppandole, creando questo effetto percussivo che andava ad alternarsi agli altri movimenti che facciamo con il pollice, con lo strappato o con gli hammer. In questo caso invece andiamo a suonare un bicordo, quindi noi abbiamo praticamente un power chord di Mi all'inizio, andiamo a vedere la partitura, e abbiamo appunto thumb sul Mi. Poi il secondo quarto andiamo a creare una specie di power chord con quinto grado e ottava, quindi avremo un Si e un Mi acuto. Io lo faccio ad esempio tenendo tutto con il mignolo, andiamo a vederlo in primo piano, ok, così, ma puoi farlo anche così oppure con l'anulare, okay, basta che suoni il Mi, io lo lascio risuonare, lo lasciamo risuonare, mentre invece il Si e il Mi li colpiamo appunto con l'unghia. Dopo averlo fatto due volte, 1, 2, 3, ci spostiamo di mezzo tono, andiamo sul Fa. Qua stessa cosa, soltanto che la quinta di Fa è un Do, l'ottava sarà il Fa acuto, quindi avremo tasti 8, 10 e 10. Poi ritorniamo a Mi. Per concludere, l'ultima battuta, andiamo a fare solo col flamenco slap un tricordo, quindi suoneremo tre corde, Sol, Re, Sol, quindi power chord di Sol, Fa, Do, Fa, power chord di Fa, e Mi, Si, Mi, power chord di Mi. Poi è scritto in quarti, quindi lo puoi portare molto su di velocità. In realtà poi potrai, come tanti altri esercizi che andiamo a fare, raddoppiare tu la velocità e suonarlo ad esempio in ottavi. Andiamo però a vederlo in quarti con la batteria. Partiamo, mettiamola, 90. 4. Anche questo potrai portarlo su di velocità quanto vuoi, l'importante come al solito è quello di farlo bene a basse velocità, pulire bene il suono, non avere ronzi, varie cose che ti sporcano il suono. Poi meccanizzi il movimento e lo porti su di velocità. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, se ti è piaciuto condividerlo, parla del mio lavoro con i tuoi amici bassisti, così saremo sempre di più. Ciao, a presto!